Sindaco di Albanella Enzo Baggini, che è qui con noi nella piazza della sua Albanella per festeggiare questo successo elettorale insieme ai suoi elettori, appunto. Sindaco, commentiamo insieme queste prime 3 settimane da primo cittadino di Albanella. Un grande entusiasmo, una gran voglia di fare, abbiamo realizzato con qualche giorno di ritardo quello che ci era capitato. Però la voglia non è venuta meno, è pari a quella del primo giorno, forse del giorno prima. C'è molto da lavorare, so che non tutto dipenderà da me, sarà necessario lavorare, avere un team ben rodato, sarà necessario avere un confronto leale e corretto con le forze di minoranza. Noi siamo aperti, lo abbiamo già detto nel Consiglio Comunale di insediamento. Siamo aperti a idee migliori delle nostre, a correzioni delle nostre idee, purché il tutto venga fatto ovviamente in uno spirito di lealtà e di reale collaborazione. Il successo è stato chiaro, rotondo, netto, e questo ti carica di maggiori responsabilità, perché non è stata una vittoria al photo finish, c'era evidentemente nell'elettorato della nostra comunità una voglia di dare un nuovo indirizzo, di guardare il paese forse con occhi nuovi, e ripeto, questo ci carica ancora di maggiore responsabilità e al tempo stesso di maggior voglia di fare e di maggiore entusiasmo. Sindaco, lei già ha indetto una riunione con le associazioni di Albanella, simbolo che Enzo Baggini è il sindaco della gente. Assolutamente sì, l'ho voluta, non è stato un caso che il primo atto ufficiale, al di là ovviamente del consiglio di insediamento, sia stato un incontro con le associazioni. Noi viviamo una comunità che è molto ricca ed articolata, che è sempre stata disposta a dare un contributo alla collettività nella sua interezza. Quindi credo che il rapporto con le associazioni sia non solo vitale per la nostra amministrazione, ma importantissimo per la realtà albanellese. Quindi è necessario valorizzarle, cercheremo di impiantare un discorso e un rapporto di chiara collaborazione. Le nostre associazioni devono sapere che troveranno in questa amministrazione il più ampio supporto, il consenso alle loro iniziative, nel rispetto ovviamente di quelle che sono le regole. Rosario Carione, sindaco di Trentinara, si presenta oggi a Rocca d'Aspide la carta dei servizi del piano sociale di zona ambito S07 ed è un momento particolare e interessante anche per il comune di Trentinara, che fa parte di questo ambito, ma anche e soprattutto perché a Trentinara è stato attivato grazie a questo ambito uno sportello d'ascolto. Assolutamente sì, un momento importante di confronto anche con personalità di governo regionale, ne siamo felicissimi di averli qui a Rocca d'Aspide, di ascoltarli e di condividere con loro quelle che sono le attività che il piano di zona ha già posto in essere e quelle che sono le cose da programmare e da fare. Tra queste attività già presenti sul territorio c'è sicuramente lo sportello antiviolenza a Trentinara, che abbiamo col piano di zona qualche anno fa inaugurato e che è in piena attività ed è
questo è un segnale importante che il piano di zona rivolge al territorio, rivolge a quelle che sono purtroppo le problematiche che riguardano il mondo femminile. Ce n'è purtroppo la necessità, insomma, lo sportello ha delle segnalazioni purtroppo che vengono dal territorio e si fa, insomma, un'attività che va incontro a quelle che sono le esigenze. Io mi auguro che possa questo centro, anzi ne approfitto, possa questo centro lavorare ancora di meno ma lavorare meglio, nel senso che c'è necessità che si dia continuità a questo servizio che purtroppo per ragioni economiche spesso viene sospesa l'attività per un po' di mesi e poi per poi riprendere nuovamente, quindi mi auguro che ci possa essere da parte della Regione uno stanziamento maggiore di risorse che vanno in questa direzione, specificatamente per i centri di ascolto sulla violenza delle donne e sulle attività da porre in essere affinché possano essere poi queste donne aiutate e incluse nel territorio diciamo sociale, culturale ed economico affinché possano, insomma, continuare a vivere meglio. Giuseppe Orlotti, sindaco di Giungano, che fa parte dell'ambito territoriale S7 del piano di zona, e anche Giungano riceve servizi appunto di questo ambito che oggi vengono presentati a Rocca d'Aspide. È una giornata importante anche per il suo comune. Importantissima questa giornata, soprattutto perché parla di sociale. Quando si parla di sociale si parla che è una cosa importante che riguarda le fasce più deboli, quindi ben vengano queste iniziative, applaudo l'iniziativa anche perché abbiamo le presenze regionali, stamattina l'assessore a Ramon con i tecnici del piano di zona, ed è un'iniziativa importantissima per portare quei servizi verso le fasce più deboli che oggi, diciamo, soprattutto nelle nostre realtà. E io devo dire, come sindaco, mi sento fortunato di appartenere a questo piano di zona, che veramente devo dire con grande piacere che le cose funzionano e funzionano bene. Io ne sono fiero ed orgoglioso di partecipare a questo piano che veramente ci mettono l'anima e il corpo, e applaudo le loro iniziative. Frutta e verdura Manzi Maria Grazia, Corso Europa 91, Matinella di Albanella. Da noi troverai onestà, cortesia, qualità e convenienza, i punti di forza che ci rendono unici. Frutta e verdura Manzi Maria Grazia, il sapore della natura, a Matinella di Albanella. La BCC di Acquara ha un unico obiettivo: fare più prestiti alla clientela e aprire più conti correnti mettendosi al servizio del territorio. Conto anticipo fatture, credito agrario per aziende agricole, mutuo agrimprese, mutuo spinta verde, mutuo jolly, salta la fila, anticipo annuale di contributi PAC PSR AGEA ISMEA, PSR 2014-2020 Campania. Vieni a trovarci in una delle nostre filiali ad Acquara, Rocca d'Aspide, Capaccio, Eboli, Oliveto Citra, Battipaglia, Salerno, Campagna, San Gregorio Magno e Sant'Antonio di Ponte Cagnano. BCC di Acquara, insieme per la crescita del territorio. Trentinare, sulle colline di Pestum, Green Park Eventi Bio, Wedding Sensorial Experience. Davvero un bel colpo d'occhio vedere queste maggiorette che si esibiscono qui a Cerrelli di Altavilla Silentina. In realtà loro stanno provando, in occasione di un evento importante che si svolgerà ad Altavilla Silentina il 14 luglio. Sono con Mirella Manduca, responsabile del club maggiorette Le Ginestre. Allora, sono veramente molto belle e molto brave queste maggiorette. Sì, sì, direi di sì, sono cresciute tanto, siamo nate nel 2017 e in 2 anni abbiamo fatto veramente passi da gigante.
gigante, tant'è che quest'anno organizzeremo finalmente il raduno che avevo promesso 2 anni fa al momento del debutto, quindi questo è un evento importante a livello artistico, culturale e soprattutto sportivo, dove si uniranno note, colori e passione. Ecco, voi avete inserito in questo discorso una frase deliziosa, carina, che si fa ricordare: alle porte del Cilento. Perché? Allora, l'idea del raduno, oltre a porre in evidenza le capacità artistiche e sportive delle giovani atlete, nasce anche e soprattutto per valorizzare e promuovere il nostro territorio, che presenta tante potenzialità dal punto di vista paesaggistico, storico e geografico. Ed è proprio per la posizione geografica in cui si colloca Altavilla Silentina che abbiamo denominato appunto l'evento alle porte del Cilento. Quali sono i gruppi che parteciperanno, che prenderanno parte a questa manifestazione? Allora, i gruppi quest'anno che parteciperanno per la prima volta qui ad Altavilla provengono da Capaccio, Marcianise, Casal di Principe e abbiamo anche un gruppo che verrà dalla Calabria. Ci tengo a sottolineare che l'evento viene sponsorizzato anche dall'ente sportivo di promozione che è la Libertas, quindi ci tengo a salutare e ringraziare il dottor Carmine Adinol. E in questo voglio ringraziare anche, abbiamo anche il patrocinio regionale, Regione della Campania, e poi abbiamo quello della provincia e il comune soprattutto, che è stato molto sensibile a questa disciplina sportiva. Ecco, mi avvicino lentamente alla capitana delle maggiorette, Ludovica Peduto, con un bel fischio farà fermare le maggiorette. Ah, non un solo fischio. No, sono 3 fischi. Ah, vedi, io mi ero già confuso sulla cosa. Quindi 3 fischi e si blocca tutto. 3 fischi per fermarsi, 1 fischio per cominciare. Ecco, perfetto. Ludovica, allora tu sei capitana. Sì. Chi è la capitana delle maggiorette? La capitana delle maggiorette innanzitutto non ha nulla di più delle ragazze e delle ragazzine. Semplicemente deve avere il polso un po' più duro ed essere comprensiva. E innanzitutto spiegare la tecnica, essere, diciamo, abbastanza decisa, ma allo stesso tempo deve essere amorevole e comprensiva. È un po' difficile, però a me... È una sorta di mamma la capitana. Sì, abbastanza. Quanti anni hai? Io ne ho 22. 22. Sbaglio, o per diventare capitana bisogna aver fatto parte di un gruppo maggiorette per almeno 2 anni? C'è questa regola? Certo, sì, è comunque fondamentale un po' di esperienza, giustamente. E perché comunque, diciamo, c'è bisogno di un certo tipo di tecnica, una conoscenza del ritmo, una padronanza della musica, perché innanzitutto la cosa fondamentale, che può essere quella più scontata, è la marcia, che non è semplice come sembra, è difficile, ci vogliono tantissime lezioni per poter imparare ed avere la padronanza. Un'altra cosa, ancora prima del bastone, è la coordinazione. Ma tu ci puoi far vedere qualcosa adesso? Certo. Qualcosa che ha a che fare con la tecnica. Ricordiamo che le maggiorette sono nate intorno agli anni 20 e 30 negli Stati Uniti d'America e poi pian piano si sono diffuse in tutto il mondo, perché sono veramente bellissime da vedere, da ascoltare, insomma siete straordinarie. Grazie. Allora, che cosa ci fai vedere? Il primo elemento, la cosa più semplice, si chiama praticamente figura 8, che... Diciamo, questo lo so fare perfettamente io. Praticamente questo qui. Tu ci credi? No? No. Ecco, per imparare soltanto questo esercizio, che sembra facile ma è difficile, quanto tempo ci avete impiegato? Un paio di mesi. Un paio di mesi. Per si perfeziona ogni giorno. Però è fondamentale slegare il polso, che per quanto possa sembrare facile, non lo è. Chiaramente. Può sembrare, diciamo, un passaggio tra le dita, che in realtà è un'altra cosa. Questo qua è una cosa già più avanzata, però il primo movimento da coordinare con la marcia è questo qui, che, diciamo, può essere... Come si chiama questo movimento? Figura 8 verticale. Poi abbiamo 2 bimbe bellissime, e tu come ti chiami? Alice. Nel paese delle? Meraviglie. Brava, e tu invece? Enza. Nel paese di Altavilla Silentina? Sì. Allora, Enza e Alice, siete 2 bellissime bimbe, voi da quanto tempo fate parte di questo gruppo maggiorette? Chiediamolo prima a te. Da quanto tempo sei qui? 2 anni. 2 anni. E tu? 2 anni. 2 anni. Sono troppo belle, troppo deliziose. Sapete fare qualcosa? Ci fate vedere? Sì. Ok. Mi devo allontanare? È meglio? Sì. È meglio. Prego. Veramente molto brave. Pensate che...
sono delle bimbe e quindi hanno già cominciato ad imparare la tecnica. Padre Arleto Barre, rettore del convento di San Francesco qui ad Altavilla Silentina. È molto bello vedere questi giovani, questi ragazzi, queste bambine che stanno insieme, che fanno gruppo per qualcosa di bello. Certamente, ogni volta che ritroviamo i bambini, i giovani che stanno insieme, vuol dire che c'è un grande senso della condivisione, vuol dire che loro si preparano veramente per lavorare per le nuove relazioni. Ed è bello le maggiorette integrare i bambini, e questi bambini che sono il futuro della nostra città, del nostro comune d'Altavilla, ecco, si educano, si formano proprio per vivere nella gioia. In occasione del raduno del 14 luglio le porte del convento saranno aperte. Che cosa vuol dire? Che cosa significa? Certamente le porte del convento sono sempre aperte per la nostra città, per il nostro comune di Altavilla Silentina. C'è una grande sinergia proprio entre la comunità altavillese e il convento. Proprio ecco, il convento apre le porte perché è la gioia di stare insieme ed è la bellezza di che una comunità che cammina nella fede, vive e risplende veramente nell'amore di Cristo e stare insieme. Logicamente il convento è aperto per che cosa? Per vivere e fare la comunità. Il convento è disponibile sempre, ho detto dal momento in cui sono arrivato e anche i miei predecessori, le porte del convento sempre sono aperte perché noi dobbiamo tanto, tanto alla nostra città di Altavilla, e quindi lì si farà un rinfresco e si farà anche l'accoglienza per un gruppo delle maggiorette, poi si farà la sfilata che andrà per la città. E siamo contenti che nella nostra città ci siano tutte queste attività dove viene coinvolta non soltanto il comune ma anche la chiesa e la comunità in generale. Domenica 14 luglio si svolgerà il primo raduno di gruppi maggiorette e bande musicali da parata alle porte del Cilento ad Altavilla Silentina. Io sono con Francesca Saponara, Presidente del Consiglio Comunale con delega all'istruzione. Lei è stata molto vicina a questi ragazzi, a queste ragazze, e ha sposato dal primo momento questa causa, diciamo. Sì, io sin dal primo momento sono stata coinvolta dalla, diciamo, fondatrice, la signora Manduca, e anche da Cinzia, la sua amica Cinzia Camera. Quando mi hanno parlato di questo progetto io l'ho sposato subito in pieno, era una novità e soprattutto coinvolgeva i giovani, e quando si tratta appunto di iniziative che riguardano i giovani io sono sempre presente. Infatti ho voluto anche la delega all'istruzione proprio perché ci tengo molto per diciamo le nuove generazioni. Per cui io sono sempre vicina a tutte le iniziative, sia quella che ha proposto la scuola durante questi 3 anni dall'inizio del mio mandato, e sia per quanto riguarda le iniziative delle varie associazioni culturali presenti sul territorio. Sono particolarmente coinvolta appunto col club Le Maggiorette perché trovo una disciplina, il twirling, molto elegante, è una passione che avevo anch'io da ragazza, però era una disciplina che non è stata mai praticata. Si è svolta presso la sede dell'Associazione Culturale Galleria d'Arte La Fanciulla Offerente una serata per ringraziare tutti coloro, soci, sponsor, persone, che sono state vicine all'associazione nella realizzazione delle varie iniziative, tra le quali la più importante è stata sicuramente il Grand Tour Torna a Dipingere la Cora Pestana. L'incontro è stato introdotto dalla presidente dell'associazione Francesca Cantalupo. Molto suggestive le note che hanno accompagnato la serata dell'arpista Mirella Loredana Cozzi. La galleria, dopo aver cambiato sede, ha pensato di fare una serata di ringraziamento agli sponsor, un po' per presentare anche la nuova sede della galleria, e soprattutto per
fare sì che continuino a vedere i risultati dei loro sforzi che fanno. Noi come associazione culturale abbiamo, grazie a loro, quest'anno realizzato un progetto abbastanza ambizioso e con 3 eventi in mostra, uno ad Albanella, uno a Pestum e attualmente le opere si trovano alla BCC di Capaccio. E quindi questa sera ci è piaciuto invitare i soci, gli sponsor, perché tutto questo potesse essere, diciamo, la dimostrazione di una continuità che porta la nostra galleria a realizzare sul territorio, come dire, valori che continuano a vivere attraverso l'opera di tutti noi e soprattutto dell'aiuto che gli sponsor hanno voluto darci già ormai da anni per tutta l'attività che la galleria ha svolto fino a questo momento. Altavilla Silentina, sono iniziati i festeggiamenti, anche quelli religiosi, in onore di questo santo. E qui c'è una tradizione davvero viva, ne parliamo con Enzo Bassi, che a questo santo è molto devoto. Continua il culto di Sant'Antonio ad Altavilla Silentina? Certo, continua come sempre, è una storia di secoli ormai. Volentieri partecipiamo alla festa di Sant'Antonio perché è un segnale importante per tutti gli altavillesi legati a questa festa, legati a questo santo, ed è un segno di identità fortissimo che in questo periodo è importante che ci sia. E infatti lei, ma come tutti gli altavillesi, sentite un legame davvero forte verso Sant'Antonio? Legame fortissimo, legato innanzitutto alla storia che vuole Altavilla Silentina salvata da Sant'Antonio con un cannone, voglio dire, distrutto in 13 pezzi. E da lì, da questo evento, sostanzialmente Altavilla ha sempre riconosciuto e chiesto a Santo protezione, l'ha sempre avuta, e è una storia che continuerà per sempre e noi speriamo di tramandarla ai nostri figli. E queste celebrazioni sono anche molto emozionanti. Tantissimo, anche perché arrivare qui il 13 giugno è anche sempre un po' col bilancio annuale, diciamo, delle proprie vite, di cosa è successo, delle grazie che chiediamo al santo e dei favori personali.